anche alla Spagna. Magari ora sono passati 5 anni e ho avuto un'avventura in Italia, però stiamo anche pensando a magari avere una carriera anche in Spagna. Pensar Italia tal vez acerca a muchos países y descubriendo más, y especialmente a España, y lo veo posible en el futuro también hacer un proyecto aquí y girar alguna serie aquí en España también. Io nella vita ho sempre bisogno delle nuove sfide, più ti sono delle cose nuove sfide nella vita, più ci sono queste cose, queste, che è una cosa tra le virgolette che sembra una difficoltà, più mi emoziona. Certo. Sì, che mi encantaría trabajar in Spagna, e anche perché mi gustano i desafíos, nella vita sempre sono una persona che ti racconta i desafíos, e per questo mi encantaría. E mi dispiace che siamo qua a Madrid e non fare questa intervista in spagnolo, mi rode. Che si disculpa molto perché sta a Madrid e però mi incantaria questa intervista in spagnolo. Anche una cosa di rispetto, no? Sapere la lingua, comunicare nella lingua. Anche por rispettarci a vosotras e todos sus fans qui in Spagna. Mi incantaria aprenderlo con vosotros. E ora il mio nuovo obiettivo è imparare la lingua fino a 9 anni. 5 meses, magari l'anno prossimo avremo nuovi progetti. Che ora va a imparare spagnolo più forte, e spero che per l'anno che viene già starà parlando perfettamente. E che ahí empezará también a pensare se algo che sta passando in Spagna, algún progetto futuro cerca. No, vorrei visitare proprio il. Me encantaría en esta serie en español y hacerlo en español, porque lo ha hecho en italiano y quiero hacerlo ahora en español. Speriamo che vada tutto bene, cioè come vogliamo e desideriamo in questa vita non si dovrebbero fare questi piani a lungo andare, per me è sbagliato perché bisogna sempre lasciare spazio alla spontaneità. Però la mia idea ora, come vedo il prossimo anno, è così che la idea per l'anno che viene sarà questo. Le gusta non planear demasiado a largo plazo perché cree che la improvvisazione è molto importante nella vita. Y también hay que dejar algunas cosas espontáneas, pero para el plan cerca, España está ahí. Está ahí. Infatti, este incontro con la mia fans anche un incontro bellissimo, pero ieri, per esempio, abbiamo avuto una cena con i produttori della serie che ho fatto El Turco, no? Deve andare in onda a febbraio, e loro hanno partnership anche con dei produttori spagnoli qua, ieri abbiamo avuto una cena, abbiamo parlato dei nuovi progetti, nuove cose, ora stiamo cercando di far sviluppare delle cose bellissime per la mia carriera, per il prossimo anno. Che anoche tuvo una conversación con los productores para El Turco y están planeando, ya están planeando para febrero la salida de la serie. Estamos intentando hacer este acuerdo para poder realizarlo bien. Están soltando muchos titulares, muchos titulares. En estos nuevos proyectos que se avecinan en el futuro, bueno, también en los que ya ha hecho con la propuesta de espera profesional, me gustaría saber si se siente más cómodo protagonizando una comedia romántica o una serie de acciones, ¿no? ¿Cuál le supone mayor? Io più mi sento più a mio agio, più mi dà fastidio.
más me encuentro cómodo en alguna categoría, más me enfada, sí, me molesta. Así que me categorizo en una de las dos y que así se queda como está. Più vedo che mi sto ripetendo, più cerco di allontanarmi da questa tipologia, da questo ambiente, perché io devo alternare, cambiare, modificare le mie cose come faccio, come il discorso che ho fatto poco fa, deve essere sempre una nuova sfida che mi emoziona, quindi sentirmi a mio agio non va bene per me. E non tiene che darsi in un tipo di attore, nel tiene cambiare e come dire antes, che le gusta il desafio y cada proyecto, o sea, si tiene un demasiado tiempo, pues quiere cambiar al siguiente desafío. ¿Estás viviendo en España para realizar un gran proyecto y avanzar en tu carrera? Sì, penso di aver risposto a questa domanda. Speriamo, non so quando, non so dove, però prima cosa che farò, ora mi stanno cercando un insegnante di spagnolo a Roma e cercherò di iniziare queste lezioni. Penso di studiare più 5-6 ore al giorno. Spero di fare un'altra intervista con voi nel 2025 in spagnolo. Sí, tiene proyecto para el futuro de llegar en España y trabajar ahí. Ahora, planes de volver a Italia y buscarse un profesor de español para hacer 5-6 horas de clase al día. ¿Qué tiene en especial España para que hayas querido volver? Y luego, otra preguntita más curiosa. Llevo tanto amor en el mundo hispano. Que necesito muchísimo amor desde el mundo hispánico. Infatti, la segunda estación, la idea era comunque migliorarmi. Penso che ce l'ho fatta questa cosa, che mi sono migliorata nella seconda stagione, visto che ho superato quel periodo di adattarsi. Ma sfida sempre con i produttori di Turco, sono comunque turchi, però abbiamo girato in Ungheria, è stato il mio primo lavoro internazionale come set. È stato tutto in inglese. È stato un altro tipo di genere che comunque era un guerriero. Ora l'idea è trovare un'altra sfida, no? Questo perché non sarebbe in Spagna, visto che sto ricevendo tanto amore. Ora secondo me gli spagnoli hanno fatto molto progressi a livello di produzione. Credo che la Spagna potrebbe essere un paese che mi potrebbe fornire l'occasione di trovare questa diversità che sto cercando nella mia carriera. Ho girato in Turchia quando ero ventenne. Poi secondo me un uomo dopo 30 anni cambia, diventa tutta un'altra persona, già impara dagli errori, diventa più esperto, diventa più bravo nel mestiere, nella vita, fa tantissimi errori e poi recupera, no? Diventa più maturo. Ora che mi vedo magari certe sere come interpretato un personaggio, io dico ora l'avrei interpretato tutto in un altro modo. Quindi fa questo effetto un po' strano vederli, però sono fiero comunque.